Salve a tutti amici, sono Emiliano Babilonia. Ascoltate l'intervista che mi hanno fatto sul programma radio Controcorrente. In questa intervista si parlerà di un evento che verrà fatto a Roma il 27 novembre 2016 e poi parleremo nell'intervista di controllo mentale, manipolazioni delle masse e armi ad energie dirette. Buon ascolto amici. Insomma, invece il tema che tu tratti è fondamentale e merita una tempistica diversa da quella che possiamo darti adesso sul controllo mentale e molto altro. E certo, purtroppo in questi ultimi anni abbiamo capito che delle frequenze sparate attraverso l'etere creano manipolazioni radiocognitive attraverso un sistema di narcolessia indotta che porta le persone a un ragionamento errato. Molte persone purtroppo che vengono attaccate con questi sistemi pensiamo che possano fare omicidi, suicidi o cose del genere. Sì, certo. Perché purtroppo sentirsi le voci all'interno della testa, oppure essere attaccati con delle frequenze che creano surriscaldamento del corpo, oppure interagire attraverso delle manipolazioni di decisioni o portare la persona a diventare un manciuriano, purtroppo parecchie persone in Italia, come oltre 100 interviste che ho fatto io attraverso i miei canali, che hanno testimoniato questa cosa. Quindi io faccio dei test e delle ricerche con analizzatori di spettro, analizzatori della risonanza di Schumann, ho comprato un elettroencefalografo che attesta che mentre le persone vengono attaccate con queste radiofrequenze, alcune frequenze saltano nel cervello perché interagiscono proprio con queste persone. Quindi pensiamo che utilizzino la risonanza di Schumann come una forma di elettroencefalografo mondiale che crea la narcolessia indotta portando le persone a uno stato di incapacità di intendere e di volere. Certo. Oh, volevo Chiaro. chiedere una cosa, no? Conoscerai il video di Stefano Felcemittillo, Armi Psicotroniche, dove lui parla, quello è proprio un caposaldo, Sì. dove lui parla appunto di acufene, ronzio all'orecchio sinistro. Perché proprio all'orecchio sinistro? Sai qualcosa in merito? Allora, in realtà non è il fatto dell'orecchio sinistro o dell'orecchio destro. L'acufene può essere indotto attraverso una frequenza che viene sparata nel nostro corpo attraverso i centri nervosi centrali, perché interagisce alla frequenza dei campi elettrici proprio col nostro corpo. Fatalità è la seconda frequenza beta che interagisce con la frequenza gamma. È come se noi viviamo in una sorta di elettroshock continuo per Mamma mia. destabilizzare le nostre frequenze fisiologiche e farci perdere il sonno durante la notte, facendo Ah, sì, quello ormai è un classico, facendo tra sì. le tre, tra le tre le... E lo so, però facendo sì che le persone non dormono durante la notte, hanno una destabilizzazione, Certo. non entrano nel loro REM, è più facile portarle a una sorta di controllo mentale, una sorta di ipnosi, a una sorta di manipolazione. Purtroppo molte persone che sono soggette a questi disturbi, tipo elettrosensibili, tipo uditori di voci, interagendo con questi sistemi, seguono i comandi massonici o i messaggi subliminali indotti nel loro cervello attraverso queste frasi, queste parole, queste sensazioni. E purtroppo ultimamente stiamo vedendo che arrivano alla mia email molte persone che dicono: ah, quella persona sentiva le voci e poi ha ammazzato tutta la famiglia, quella persona si sentiva male, aveva degli attacchi, oppure sentiva le voci che gli dicevano buttati di sotto, oppure una persona in Alto Italia in chiesa si è strappata gli occhi perché diceva che la voce gli diceva di fare questo. Madonna, allucinante, terribile. Allora, per chi volesse seguire comunque Emiliano Babilonia, la sua pagina su Facebook, Emiliano Babilonia, appunto omonima, ricercatore indipendente, ci sono altri canali, Emiliano, dove la Sì, gente può seguirti? allora il blog Vittime del controllo neurale, blogspot.it, oppure c'è satellitispia.blogspot.it, oppure i canali di YouTube Angeli Custodi MK Sì. Ultra Italia, dove ci sono le mie ultime ricerche con l'elettroencefalografo e con gli analizzatori di spettro. Sto facendo un progetto, creare una casa antiradiazioni e poi creare una gabbia di Faraday che permetta di fare l'analisi attraverso l'elettroencefalografo con dei misuratori di campi elettromagnetici sia all'interno della gabbia di Faraday che sia all'esterno, per vedere le interazioni dei centri nervosi e le interazioni delle frequenze fisiologiche all'attacco di queste armi e di queste tecnologie. Alla Ovviamente, Dr. Wu proprio, proprio alla Dr. Wu, ovviamente ci siamo. parliamo di tecnologie un po' particolari e di argomenti un po' scomodi. Ma noi ne parliamo. Come ho cominciato a pubblicare su Facebook determinate cose, mi hanno bloccato tutti i Ma canali di tu Facebook, guarda, mi hanno ma bloccato ormai. tutte le mail, perché purtroppo queste interazioni, io sono in contatto
io ho fatto le interviste con Rado Malanga, Rosario Marciano, ci sentiamo spesso, con Massimo Fratini, dobbiamo iniziare a fare delle collaborazioni, ho parlato con lo psichiatra Paolo Scioni, che ha scritto il libro Neuroschiavi e Paranoia, con molti ricercatori che io sto in contatto, addirittura sentirmi dire da Corrado Malanga che le mie ricerche praticamente scoprono determinate realtà scomode che qualcuno non vuole far scoprire. Certo. A proposito, Emiliano, sono Mario Guanta, sì. Volevo chiederti, c'è un gruppo su Facebook che si chiama Telepatia Artificiale di Andrea, ce lo consigli? È un gruppo, diciamo, dove si trovano informazioni affidabili o no? È successo questa cosa. Io parecchio tempo fa ho cercato di contattare Andrea perché lui denunciava delle anomalie, cioè nel senso i parametri di controllo servono proprio per creare la manipolazione della realtà cognitiva e della realtà cosciente, per far sì che la cavia che viene sottoposta a questi attacchi e queste manipolazioni deve dire delle cose surreali per perdere immediatamente la credibilità. Allora, se io denuncio gli asini che volano e la denuncia la porto in procura, automaticamente bloccano la denuncia e la mandano in prescrizione. Ma invece io ho denunciato alte tecnologie, sistemi avanzati, biometria a scansione trigonometrica, che sono sistemi tecnologici che vengono utilizzati per lo spionaggio delle masse e interagiscono attraverso dei canali di controllo e di interazione sul corpo umano, attraverso le armi a energie dirette. A me mi hanno attaccato da tutte le parti perché queste denunce sono state definite molto scomode, perché denuncio una tecnologia che viene sperimentata sulle cavi umane, le cavi umane non possono difendersi, perché ho fatto l'intervista pure con l'ispettore capo di polizia Quarta, gli ho detto a lui: se io porto una denuncia in procura, porto una denuncia dei carabinieri, polizia, guardia di finanza e loro non fanno niente, ma io da chi devo andare quando vengo attaccato con queste tecnologie, quando vengo manipolato con questi sistemi? E lui mi ha detto: c'hai pienamente ragione. Questa è una domanda veramente che fa riflettere, certo, questa cosa. 200 milioni di dollari. Allora, noi ci stanno scrivendo tantissimo, sì, si è proprio mossa la chat, ti fanno mille complimenti, sono contenti che sei su Controcorrente finalmente, e quindi diamo insomma a tutti i nostri ascoltatori. Ci diamo voce, ci diamo voce. Assolutamente sì, quindi insomma io potrei fare anche, proporti di fare una rubrica fissa il lunedì, poi magari ci sentiamo dopo, ti chiamo con calma, Emiliano, e ci mettiamo d'accordo. Comunque lunedì lo diamo per certo, Emiliano, ma bisogna i microfoni di Radio Chaos Italy. Voglio dire a tutti che io il 27 ci sono. Sì, e ci siamo anche noi. Anche noi. Persone che mi stanno chiedendo se io parteciperò all'evento, io ho detto io partecipo all'evento e starò in prima fila nel parlare, discutere o cercare di capire anche le altre persone che studiano questi fenomeni, che studiano queste tecnologie. Perfetto. Allora, avranno modo di sentirti qui in radio lunedì e poi di incontrarti alla conferenza di Giampaolo Alieno che si farà il 27. Allora, ti ringrazio Emiliano, noi ci sentiamo lunedì. Grazie a voi, un saluto a tutti. Ciao Emiliano, ciao, buona giornata. Ciao.